Buonasera a tutti, buonasera Dario. Buonasera a tutti, buonasera Ale e buonasera all'avvocato Alessio Fioravanti. Buonasera Alessio. Non ti sentiamo Alessio, è l'audio. Ok, sei attivo, perfetto. Buonasera Alessio. Buonasera. Allora, questa sera, prima di andare più nello specifico, io e farei parlare poi naturalmente l'avvocato Fioravanti, comincerei con leggere giusto tre documenti abbastanza brevi e dopodiché appunto darei la parola all'avvocato Fioravanti. Quindi se mi date un secondo, io mi appresto. Partiamo con l'articolo relativo a Pacciani. Esatto, partiamo con un articolo del 1996, di gennaio, intitolato Pacciani, a un mese dall'appello, un memoriale all'Ansa, hanno preso un agnello al posto del lupo. Pacciani contrattacca, il vero mostro ha fatto altre 5 vittime. Il vero mostro ha ammazzato altre 5 volte, mentre io ero in carcere. Pietro Pacciani, condannato all'ergastolo per 7 degli 8 duplici omicidi del maniaco della Calibro 22, passa all'attacco. La magistratura ha preso un agnello al posto del lupo, scrive in un memoriale inviato all'agenzia ANSA di Firenze. Ma allora chi è il vero assassino? È lo stesso uomo che ha commesso altri 5 omicidi, dice Pacciani, che poi, sbagliando, elenca 6 delitti. La misteriosa morte di Francesco Vinci, in passato accusato di essere il mostro, e di Angelo Bargiu, trovati legati e carbonizzati in un'auto nell'agosto del 93. L'uccisione di Milva Malatesta e del figlio Mirko, di 3 anni, nello stesso mese, storia per la quale è stato processato e assolto il marito della donna. La Malatesta, spiega Pacciani, era l'amante di Vinci, e ancora. L'assassinio di Milva Mattei, una prostituta uccisa il 29 maggio 94 nel suo appartamento a San Mauro Signa, anche lei era amante di Vinci, dice Pacciani. Per questo delitto è in corso un processo contro un ergastolano, Giuseppe Sgangarella, ex compagno di cella del contadino di Mercatale. Infine, l'omicidio di un'altra donna ancora, della quale però non viene fatto il nome. Finito l'elenco, Pacciani spiega la sua verità. Il mostro non è lui. È un diavolo assassino, carogna, che odia le povere donne, un maledetto, che Dio lo bruci nell'inferno per tutta l'eternità, scrive Pacciani. Il nuovo memoriale, arrivato meno di un mese dall'inizio del processo di appello, si chiude con un augurio a tutti per un anno nuovo che ci porti nuove speranze in un mondo migliore. Passiamo subito a leggere il documento successivo, che è una SIT, quindi un verbale, del papà di Alessio, dell'avvocato Alessio Fioravanti, ovvero dell'avvocato Pietro Fioravanti, storico legale di Pacciani. Siamo del 5 dicembre del 2002. Viene sentito da Giuttari, Castelli, Borghi. Domanda: cosa ci sa dire su un ipotizzabile significato esoterico o magico dei duplici omicidi di Firenze, considerando anche che tra i motivi d'appello la sentenza di condanna di Pacciani ha fatto riferimento, peraltro, al primo punto a rituali satanici? Risposta: ho trattato quel tema dopo essermi documentato anche contattando alcuni esperti, ma soprattutto dopo averne parlato con il mio cliente. Mi avevano colpito, in particolare, alcune affermazioni che il Pacciani faceva parlando dei delitti per i quali era imputato, quali ad esempio queste storie sono minestre del diavolo, oppure quando riferiva discorsi che sentiva fare nell'ambiente di Mercatale, dove a suo dire si parlava di esoterismo e di sette. Devo precisare che Pacciani non parlava di esorcismo, ma usava la parola magia, proprio tantissime volte. Ricordo bene che mi parlava del collegamento di 10 omicidi di prostitute avvenuti in Toscana ed Emilia e dei 7 delitti di Firenze, tutti a suo dire di matrice demoniaca e satanica. Ricordo anche bene che proprio in relazione ai delitti di Firenze Pacciani mi diceva che si trattava di delitti studiati a tavolino e che dentro la storia di questi delitti era dentro lo spirito guida, intendendo per spirito guida la magia. Ricordo altresì che il Pacciani mi parlava delle sue frequentazioni con il mago Indovino e con un altro mago più esperto che io in un secondo momento ho ritenuto di identificare in tale Verdino, che ho avuto come cliente per averlo difeso per un furto di un tappeto in una chiesa di Sesto Fiorentino. Dico questo perché ne ebbi conferma dallo stesso Verdino, che quando seppe che io ero anche difensore di Pacciani, non si fece più vedere.
Anche un'altra persona che mi aveva parlato delle riunioni magiche nella casa di Indovino, chiedendomi che lo difendessi in un processo, quando seppe che avevo difeso il Pacciani, non si fece più vedere. Si trattava della prostituta che poi venne a testimoniare nel processo contro Vanni e i suoi compagni, tale Ghirivelli, che mi contattò in un arco di tempo collocabile tra la fine del processo Pacciani e l'inizio di quello dei suoi compagni. Tornando alla notizia che avevo appreso, ricordo bene che il Pacciani mi parlò del farmacista di San Casciano, il cui nome è Calamandrei, come persona interessata a questi discorsi di magia, chiaramente facendo riferimento ai delitti del mostro, nonché di un medico di Firenze, che non era buono a trombare, e che faceva l'ortopedico, e qualche altro personaggio più fine, almeno così da lui definito. Pacciani insisteva molto sul tema della magia, tanto che poi suora Elisabetta gli portò un libro di satanismo. Immagino si trattasse di un libro sul satanismo, no? Ricordo anche che Pacciani mi parlò di Villa Verde, dove mi disse aveva lavorato per un certo periodo di tempo e poi aveva litigato con le proprietarie perché queste volevano che lui tagliasse i papaveri senza toccare l'erba. A proposito di questa villa, ricordo che mi disse di aver sentito parlare in quell'ambiente dello scrittore Bevilacqua, che da quello che lui sapeva era stato per molto tempo in quella villa ed era innamorato della figlia della proprietaria. Ricordo che mi disse che Bevilacqua, quando faceva il cronista, aveva paura di vedere i cadaveri. Da come mi faceva questi racconti, ebbi anche la netta sensazione che il Pacciani abbia parlato direttamente con Bevilacqua. Sempre in relazione al motivo d'appello, rituali satanici, oltre che da Pacciani, ebbi notizie, anche da altri direttamente o tramite loro scritti, che sostanzialmente mi fornirono una conferma. Tra questi ricordo il giornalista Giorgio Medail, il quale aveva scritto sul mostro di Firenze, ricollegando a questa vicenda come diversivo le due stragi dei treni nel 904 e dell'altro che non ricordo la sigla, e che comunque avvenne sulla tratta Firenze-Bologna. Ricordo anche che il defunto avvocato Santoni Franchetti, che parlò di magia di soggetti psicotici e non psicopatici, come sostenuto dagli inquirenti, nonché di uomini incappucciati, come di uomini incappucciati ne aveva parlato Francesco Vinci nella sua perizia dell'agosto 83. Ancora in relazione al significato magico dei delitti, ricordo un altro fatto che ritengo possa interessarvi e voglio raccontarvi. Poco prima che incominciasse il processo Pacciani, e quindi prima del 19 aprile 94, per due volte ricevetti in studio le telefonate di una donna, qualificatasi come Marisa Di Massa, la quale, dopo essersi accertata che ero il difensore di Pacciani, mi iniziò a parlare di magia e di festini che si facevano nel territorio di San Casciano. Mi spiegò che era lei a procurare le ragazze vergini che dalla Garfagnana poi si recavano in questa villa. Mi spiegò anche che una di queste ragazze era rimasta incinta e che come riparazione al genitore era stato donato un podere in Garfagnana. Dalla voce questa donna poteva avere 40-45 anni. Nei discorsi che mi fece, mi parlò per l'appunto di riti di magia legati agli omicidi del mostro di Firenze e mi spiegò che il Pacciani c'entrava con questa storia e riordinava la villa dopo che avevano fatto i festini. Non mi fece i nomi dei partecipanti a questi festini, ma mi disse che vi era qualche avvocato e qualche giudice, concludendo che comunque erano persone importanti. Invitai la donna a venire nel mio studio, ma lei non si è fatta vedere. Ricordo che il Pacciani mi parlò degli Hare Krishna, dove mi disse era andato a fare dei lavori per i quali veniva pagato anche bene. Mi spiegò che a lui piaceva molto il pane che mangiavano quegli adepti e che gli regalavano. Su questi discorsi connessi alla magia, seppi che una persona che doveva saperne tanto era un frate cappuccino, che però è morto di AIDS a Grosseto durante la celebrazione del processo a carico di Pacciani. Non ho altri ricordi di questo, in questo momento, ma posso affermare che con Pacciani ne abbiamo parlato tantissimo di magie in riferimento ai delitti del mostro di Firenze. Voglio consegnarvi una fotocopia di una lettera anonima consegnatami da Pacciani per il dottor Perugini, consegna che io in effetti realizzai. Ma poi seppi che il dottor Canessa non l'aveva ricevuta, per questo motivo ho portato la copia della lettera che vi consegno. A riferimenti più precisi su questa villa dei festini, ricordo che io feci questa stessa domanda alla signora Marisa, che mi rispose che si trovava vicino a una chiesa sconsacrata e comunque nel territorio di San Casciano. Non mi fornì altri particolari né mi ha mai più richiamato. Voglio aggiungere un particolare. All'epoca ritengo di aver avuto il mio telefono sotto controllo, anzi ne sono certo. Tanto che sono in possesso del brogliaccio delle intercettazioni ed andando a controllare questo brogliaccio, scusate,
questo brogliaccio, non le riscontrai le due telefonate avute con la signora Marisa. Questo mi sembrò strano ed ancora oggi mi sembra strano. In possesso di notizie sulla morte del medico Narducci sul lago Trasimeno, me ne ha parlato il Pacciani, invitandomi a fare indagini. Mi diceva che si trattava di un ginecologo che era di una famiglia importante di Perugia e che a quella morte andava chiarita perché sarebbe andato a suo vantaggio. Mi ha invitato più volte ad indagare ed a andare a Perugia. Ricordo che mi disse che questo Narducci aveva una villa, forse a Vicchio, nella zona di San Casciano, in affitto. E ricordo pure che Pacciani collegava la morte di questo Narducci all'uccisione di un conte fatta passare come un incidente di caccia. Si trattava della morte del conte Corsini. Pacciani si lamentava del fatto che non avessero fatto indagini sulla morte di queste due persone, ed in particolare sulla morte del Narducci. Ricordo anche che Pacciani mi evidenziò la stranezza del fatto che il Narducci, al quale era stata messa una pietra al collo per ucciderlo, aveva un motoscafo. Anzi, le sue parole erano un gommone a motore, con poca benzina. Sufficiente per l'andata, ma non per il ritorno. Più volte si domandava perché avessero interrotto le indagini su questo caso che lui ricollegava alla vicenda del mostro di Firenze. Ho avuto l'impressione che il Pacciani conoscesse personalmente il Narducci, ma non mi spiego i dettagli di questa conoscenza. In che epoca il Pacciani le parlò del Narducci? Dopo il gennaio 93. In pratica, dopo il secondo arresto, e quando ancora c'era l'avvocato Ventura. Devo dire che Pacciani con me aveva un rapporto professionale davvero particolare, tanto che, per darvi un'idea, se un sabato non riuscivo ad andare a trovarlo, chiedeva subito notizie a suora Elisabetta e il lunedì successivo mi scriveva, talvolta mandandomi un telegramma. Della morte del conte Corsini, quando gliene parlò il Pacciani? Sia nelle occasioni in cui parlò del Narducci, anche in epoca antecedente. Anche la morte del conte Corsini si ricollegava ai delitti del mostro di Firenze. Secondo lui era una persona che ne sapeva molto. Andiamo a leggere il verbale successivo. Questa volta siamo nel 2003, ce ne sono stati altri nel frattempo, i verbali, e ce ne saranno anche dopo, fino al 2005. Però ecco, andiamo a leggere questi che sono, diciamo, quelli più incisivi, insomma. Sempre davanti a Giuttari. Sono l'avvocato Pietro Fioravanti, già generalizzato in atti. Allora andiamo alle domande, direi, lasciamo stare la parte precedente. Domanda, lei ha reso delle dichiarazioni dinanzi alla squadra mobile della Questura di Firenze in data 5-12-2002 e poi cita gli altri procedimenti. Lei conferma quanto ha dichiarato? Risposta sì, confermo quanto dichiarato il 5-12-2002, di cui ho ricevuto lettura e aggiungo di aver saputo dallo stesso Pacciani che Francesco Narducci aveva a parlare della Carlizzi e sicuramente... aveva sposato una spagnola, ho saltato una riga. Questa affermazione, che il Pacciani me la fece quando si incominciò a parlare della Carlizzi e sicuramente nel processo di primo grado, in particolare, credo che il Pacciani mi abbia detto queste cose nel gennaio del 93. Quando il Pacciani le ha parlato del Narducci? Ricordo che quando si preparava il processo di primo grado tra i primi del 93 e gli inizi del 94, nel corso di un colloquio col Pacciani, quale portavo periodicamente le copie degli atti del processo per conferire con lui, avendogli chiesto se avesse sentito parlare del Narducci del quale si parlava in un atto, il Pacciani mi rispose testualmente. Ma questo era quel medico che aveva una villa in affitto a Vicchio o San Casciano. Poiché successivamente il Pacciani collegò il Narducci al conte Corsini, che aveva una villa tra Vicchio e Borgo, mi sembrò di ricordare che il Pacciani sottolineò in particolare la località di Vicchio come dimora del Narducci. Ricordo di averlo sentito chiedermi come mai non si fosse parlato né del Narducci né del Corsini. Ricordo anche che nel corso di una delle udienze del dibattimento di primo grado, precisamente prima dell'audizione del dottor Perugini, avvenuta il 4 o 5 luglio del 94, il Pacciani esclamò in aula testualmente: ma perché non avete continuato le indagini sul medico morto a bordo di un gommone nel lago Trasimeno? Ricordo che in più occasioni il Pacciani mi disse che il Narducci era morto con una pietra legata al collo. Come ho potuto capire, il Pacciani deve aver conosciuto il Narducci a Vicchio, dove molto probabilmente il medico perugino aveva una villa in affitto, o addirittura una porzione di villa del Corsini, che aveva a Vicchio anche una riserva di caccia. Pacciani mi diceva che il Narducci e il Corsini erano in combutta, che il Narducci aveva un'abitazione a Vicchio, ma che le riunioni le facevano a San Casciano, vicino alla chiesa sconsacrata, e ad un'azienda vinicola.
Pacciani, quando parlava di combutta, alludeva anche nell'esercizio della caccia che evidentemente accomunava sia il Corsini che il Narducci. Non si trattava solo di caccia, ma anche di altre attività, del tipo di quelle che ho descritto nel verbale redatto in data 5 dicembre 2002, e cioè di attività di tipo magico-sessuale violento, tipo quelle che caratterizzavano i rapporti sessuali tra il Pacciani, il Vanni, la Sparduto e la Ghirivelli, ma anche persone di alto livello, cui allude una lettera anonima, che il Pacciani mi consegnò poco prima del processo e che letti in originale al dirigente della SAM, dottor Perugini, su invito del dottor Canessa, che informai immediatamente. Oltre all'attività magico-sessuale che ho descritto, il Pacciani alludeva anche a rapporti di pedofilia che avrebbero coinvolto non i cosiddetti compagni di merende, ma soprattutto persone altolocate. In sostanza, vi sarebbe stato un giro di persone che si incontravano sia per la comune passione venatoria, sia per orientamenti sessuali, anomali, del tipo sopra descritto, e nei quali vi era anche una marcata componente bisessuale che caratterizzava anche i compagni di merende. Preciso anche che durante il processo mi giunsero in maniera anonima 32 lettere con un mittente inesistente di Via Fani 70, tra le quali ve ne erano alcune molto significative, come in una in cui si parlava di un'attesa di 4 ore e si ricordava un episodio che a mia memoria riguardava calze a rete e cose di questo genere. L'epicentro di tali frequentazioni era San Casciano, in particolare una villa diroccata che si trova nella frazione di Chiesa Nuova di San Casciano, via di Fertignano, dove abitava il Salvatore Indovino e che veniva frequentata, tra gli altri, anche da Mago Verdino, detto Manolito. Questo mi è stato riferito sempre da Pacciani, e si tratta di circostanze rese pubbliche nel secondo processo di compagnia di merende. Pacciani sottolineava in particolare il ruolo del farmacista di San Casciano Calamandrei, sempre in relazione alla vicenda del mostro di Firenze, definendolo ironicamente bel soggetto. A questo proposito, anche durante il processo di primo grado, Pacciani, nel mese di maggio 94, verso le 7 di sera, dopo che era venuta a trovarmi la moglie del dottor Calamandrei, che era venuta da me su indicazione di un giornalista, mi telefonò in studio proprio il marito, chiedendomi preoccupato se sua moglie fosse stata da me e la mia richiesta di poter parlare con lui su quanto riferitemi dalla moglie. Il Calamandrei mi invitò nella sua casa, alle Terme di Firenze, poco oltre la località Impruneta. La signora era venuta da me per riferirmi circostanze di estrema gravità riguardo al marito connesse agli uffici omicidi di Firenze. A questo punto, alle ore 18:25, entra l'assistente capo Emili, Emili Salvatore della squadra mobile della Questura di Perugia. Riprende l'avvocato Fioravanti. Narducci, a quanto riferito dal Pacciani, era inserito in questo ambiente, e questo l'ho saputo anche per degli accertamenti che ho fatto di mia iniziativa, ma sempre nell'ambito della difesa di Pacciani. Oggi sono sicuro, rivedendo tutto in maniera retrospettiva, che le indagini sulla morte di Narducci furono bloccate dall'alto sia a Firenze che a Perugia, e a Firenze forse anche per un intervento esterno. Sono successe cose piuttosto strane, molto strane, nelle indagini sui dubbi omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze, che in realtà erano sicuramente mostri al plurale, con una maestria particolare nel taglio delle parti anatomiche. A questo proposito, preciso che la mammella sinistra di Nadine Moriot, asportata nel delitto dell'85, aveva un disegno perfetto, la O18, e ho sempre pensato che comparve che a compiere tali delitti dovesse essere stato un medico. Domanda: di queste 32 lettere ne ha parlato con Pacciani? E che cosa gli ha detto? Risposta: me ne dico una parte di quello che mi ha detto. Toh, guarda, come a dire, finalmente ci siete arrivati. Questa è stata l'espressione del Pacciani. Però al resto non posso rispondere, trattandosi di fatti che ritengo coperti dal segreto professionale. Aggiungo soltanto che l'anno scorso è stata scoperchiata la tomba del Pacciani, all'incirca nell'epoca in cui è stato seppellito Giancarlo Lotti. Questo danneggiamento l'ho visto personalmente. Domanda del dottor Giuttari: tra i giornalisti con cui ha avuto rapporti professionali, ha avuto rapporti anche con Giovanni Spinoso? Certamente, con Spinoso siamo stati anche a cena con Pacciani nella sua abitazione. Con Spinoso certamente, chiaramente ci siamo scambiati idee, ipotesi sui delitti, ma eravamo avversari perché su posizioni diverse, essendo, come sapete, lo Spinoso il genero di Renzo Ruggeri. Si ricorda se con Spinoso ha parlato dei contatti avuti con la Marisa di Massa Carrara, di cui ha parlato nel verbale del 5 dicembre 2002? Forse gli ho accennato di questa telefonata, perché mi fido di Giovanni e so che se gli dico una cosa non la va a spifferare in 4:20. Gli dice qualche cosa il nome dell'avvocato Modano di Monsumano? Risposta: il nome Modano non mi dice nulla. Conosco l'avvocato Modaro di Monsumano, con cui ho avuto contatti professionali e che mi risulta che abbia uno studio a New York. A questo punto l'ufficio dato che viene mostrato all'avvocato Fioravanti
appunto manoscritto legato alla nota 500-02 della squadra mobile di Firenze del 22 gennaio 2003. L'avvocato Fioravanti dichiara: io posso solo dire che durante il primo grado del processo Pacciani una certa Marisa Di Massa mi chiamò chiedendomi: lei è l'avvocato di Pacciani? Avuta la risposta affermativa, la stessa continuò dicendomi: avrei bisogno di riferirgli qualcosa che le potrebbe interessare per il processo del mostro di Firenze. Io rimasi un po' scettico perché non sapevo chi fosse la mia interlocutrice e la invitai a venire nel mio studio, ma lei continuò come se nulla fosse, dicendomi: io sono la donna che porta le ragazze vergini per i festini che fanno San Casciano. Dopo i festini, Pacciani doveva rimettere in ordine i locali. Però le devo dire anche che una delle ragazze restò incinta e per far star zitto il padre gli hanno regalato una tenuta agricola in Via Alfagnano. Nonostante il mio pressante invito a presentarsi, la stessa non mi ha più cercato, ma ho avuto riscontri della veridicità delle sue affermazioni da accertamenti da me svolti, nel corso dei quali ho, tra l'altro, anche saputo che i partecipanti erano persone altolocate. Preciso che la telefonata è avvenuta mentre mi trovavo nel mio studio con mia moglie, ne parlai anche col Pacciani, che si arrabbiò moltissimo. Non so se perché toccato sul vivo, perché la cosa la ritenesse falsa per quanto lo riguardava. Il mio assistito mi chiese di indagare su questi fatti, a differenza di quanto faceva ripetutamente per il Narducci. L'invito pressante ad indagare sulla morte di quest'ultimo, il Pacciani me l'ha fatto dal momento dell'arresto per l'indagine sul mostro, cioè dal gennaio 93 fino all'appello. Ha chiesto al Pacciani se fosse mai venuto a Perugia? Io chiesi al Pacciani perché lo interessasse tanto il caso Narducci, e lui rispose che a Vittio si diceva che il Narducci e il conte Corsini erano insieme. E voglio precisare che nel lessico di Pacciani si diceva equivaleva ad era o erano, e quindi esprimeva una certezza. Pacciani inoltre parlava spesso del dottore di Perugia, facendo riferimento al Narducci. Prosegue l'avvocato. Concludo dicendo che il Pacciani aveva con me un rapporto molto stretto e non sono sicuro che i riferimenti al Narducci li abbia fatti anche agli altri difensori. Quando io rinunciai al mandato, dopo la soluzione in appello del Pacciani, questo mi accusò di non aver fatto tutte le indagini che mi aveva chiesto, tra cui espressamente quella sulla morte del Narducci o quella sulla morte del conte Corsini. Forse anche suor Elisabetta è a conoscenza dei rapporti Pacciani-Narducci. Domanda del dottor Giuttari. Lei si è interessato in passato a far acquistare una villa ad un farmacista? Risposta: non ricordo proprio. Domanda sempre di Giuttari. Cosa le ha detto il Pacciani di Villa Verde? Le ha chiesto di indagare su tale ambiente come aveva fatto per il Narducci e il conte Corsini? Risposta: mi ha detto che in quella villa succedevano cose strane, ma senza scendere in particolare, e non mi ha mai invitato a fare indagini su Villa Verde. Si è dato che il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quindi, viene dare la parola ad Alessio. Cosa emerge qua? Emerge che Pacciani, dal 96, per quanto riguarda i collegamenti che lo stesso vedeva tra gli omicidi di Ilva Malatesta, del figlio Mirko e Francesco Vinci, quindi già dal 96 diceva queste cose sui giornali, e addirittura dal 1993, da quanto appunto sentiamo delle parole dell'avvocato Pietro Fioravanti, diciamo che lui metteva insieme anche gli omicidi delle prostitute, quindi delle prostitute fiorentine, e lui aggiunge anche quelle di Modena, alla serie principale degli omicidi del mostro di Firenze. Quindi dava un unico autore, o nel senso un unico gruppo di autori, come responsabile di entrambe le serie omicidiarie. E questo gruppo di autori suggeriva che si potesse cercare appunto negli ambienti di cui abbiamo riferito adesso, ovvero ambienti altolocati dove addirittura appunto si dedicavano alla pedofilia e a reti molto particolari. Allora io darei adesso la parola all'avvocato Alessio Fioravanti. Beh, buonasera a tutti. Cosa si può dire? Si può dire che ovviamente queste indagini sono state veramente assurde nell'evoluzione, perché è ovvio che quando si tratta di avere a che fare con un imputato si pensa sempre al fatto che possa mentire, per semplicemente per scagionarsi o per deviare le indagini su altre strade.
fino ad ora la maggior parte delle persone hanno pensato anche questo, credo. Oltre al fatto che ovviamente si ha una diramificazione delle idee, delle piste fondamentalmente sul mostro di Firenze che molte sinceramente non hanno senso. Diciamo che l'ambiente del tempo di San Casciano, comunque dei compagni di merende o delle persone di cui si riferisce Pacciani, è stato, come dire, difficile da poter credere. Poi, io vivendolo dall'interno, ho visto le indagini che ha fatto mio padre. Ovviamente ero piccolo, però, crescendo ho valutato bene determinati passaggi. Certo, vivevi tutti i giorni quella situazione, insomma. Non avendo su tante cose non si possono avere delle prove in questa storia perché non sono state coperte, sono state fatte indagini, ma tante volte controverse anche lo stesso mio padre nella difesa di Pacciani puntava formalmente ai sardi proprio per distruggere alla fine la pista su Pacciani. In realtà, ovviamente, non ha mai pensato che fossero i sardi, semplicemente era una strategia difensiva. La cosa interessante che è venuta fuori, grazie anche a voi, soprattutto a voi due, facendo le indagini sulla morte di Mirva Malatesta e del figlio Mirko. Abbiamo aperto altre porte in realtà, proprio avvalorando anche le parole di Pacciani del tempo, perché sinceramente anche il modus operandi delle morti delle prostitute non coincideva molto. Quindi è stato ricollegato nella storia semplicemente perché queste prostitute avevano conoscenze tra cui Pacciani, Vanni e altri personaggi all'interno, quindi lo stesso Vinci. Quindi Certo. è vero che non si può puntare sulla pista dei sardi, però sono sempre personaggi che aleggiavano intorno a questa storia, o comunque l'ambiente era piccolo, ristretto di certi. Certo, poi eterogeneo, c'erano contatti tra diversi gruppi, naturalmente, no? Essendo il posto piccolo. Cos'è successo in questi giorni adesso? Ci siamo imbattuti, abbiamo trovato degli elementi per la prima volta concreti, tangibili. Concreti, sì. Ora è vero che abbiamo fatto una ricostruzione storica di passaggi che ci hanno portato veramente un collegamento diretto tra uno degli omicidi delle coppie e l'omicidio di una prostituta. Quindi, cosa significa questo? Significa che tutte le parole di Pacciani non erano false, anzi, si rende più credibile quello che mio padre ha sentito, ha ascoltato, ha indagato anche grazie a determinati input che gli dava Pacciani e non sarebbe mai azzardato a esporre determinati fatti se non era concretamente sicuro. Poi che uno possa sbagliare, c'è sempre la possibilità, dato che il potere di indagine a quei tempi era veramente limitato. Certo. Oddio, potere di indagine no, però il potere a livello giudiziario dell'indagine era agli albori, quindi poi non era un caso, non è tuttora un caso semplice, non è un caso che è stato
sporcato sia dai giornalisti per voler arrivare a qualcosa, tanto la notizia era sempre sia anche dall'interno, semplicemente perché magari proprio l'esistenza di questi personaggi importanti dava fastidio, dava molto fastidio, anche perché non, soprattutto non sarà finita la nostra indagine. Arriveremo, se siamo arrivati a questo collegamento, che fondamentalmente non si sa come mai nessuno era riuscito ad arrivarci, sì, nel senso, per la prima volta c'è un collegamento. No, il collegamento c'è sempre stato, solo che qualcuno, qualcosa non ha voluto vedere, perché alla fine era, non era facile, ma neanche... No, ecco, per gli inquirenti dell'epoca probabilmente sarebbe stato piuttosto semplice, ecco, fare un... Beh, per gli inquirenti dell'epoca diciamo che non hanno voluto, perché... Fondamentalmente ho visto delle scene assurde al tempo, proprio per sviare anche il brogliaccio che aveva mio padre delle intercettazioni che tra il suo telefono e quello di Pacciani è totalmente illegale. Certo. È totalmente illegale, non si può fare. Quindi, detto questo, ripartiamo. Perché se vai a vedere già una cosa totalmente al di fuori della normalità, immaginiamo quante ce ne possono essere. Molte le sappiamo. Ovviamente tante non si possono dire perché incorriamo in bastonate giudiziarie. Quindi piano piano, quando avremo più chiari alcuni passaggi, potremmo dire molto di più. Noi ovviamente il ritrovamento di questo elemento in particolare ci ha portato a fare altre considerazioni e collegamenti che non possiamo, certo, per questione del segreto. Ora, possiamo... Nell'evidenza il collegamento che abbiamo trovato non è diretto proprio a Milva, è diretto su un altro omicidio di una prostituta. Ovviamente in questo momento, avendo depositato la relazione e l'istanza di riapertura dell'indagine, siamo coperti dal segreto istruttorio, quindi possiamo parlarne a livello generale senza entrare nei particolari. Possiamo dire che, essendo almeno questo omicidio direttamente collegato, possiamo arrivare magari con vari step agli altri omicidi delle prostitute, e non è superficiale, perché poi se si riesce a trovare chi è stato a compiere il fatto, almeno della prostituta, si può arrivare a collegare o altri omicidi delle altre prostitute, di conseguenza poi riunire i puntini, ovviamente. Essendo anche il campo, la presenza di più persone, comunque, certo, e a restringere il campo dei sospetti, no? Perché sì, inizia a guardare nella direzione più giusta, ecco. Ale, che dire, ero un po' impegnato, quindi ripartendo, hai letto l'articolo di Pacciani collega, cioè, secondo lui, l'omicidio di Milva è stato compiuto dal Mostre Firenze, dalla setta attorno al Mostre Firenze. Io in prima persona sono sempre stato un po' dubbioso, no, sulle prove, sulla concretezza di questa setta, esiste, non esiste, dov'è. Qui diventa sempre più reale la... Ma sai, se posso rispondere ad Alessandro, il problema qui è che sia al tempo sia ora
le sette non sono così al di fuori del normale. È l'idea della persona che si fa, che fondamentalmente della maggior parte delle persone trova assurdo la presenza di una setta, perché lo vede o da film o completamente il fatto che no, io non credo alle sette, non è possibile che esistano. In realtà ci sono persone malate che credono a queste cose. Neanch'io credo alla realizzazione di una setta in sé o di quello che vuole, ma sono consapevole, nel mondo ci sono queste sette. È un Perché fenomeno esistente, concreto. in Toscana no? Perché in quella situazione no? Ci sono dei punti che ti riportano ai rituali. Persone non vogliono, non vedono questo rituale. Può darsi anche non ci sia, però tanti puntini ti portano a quello, tanti testimoni ti portano a quello, tanti soggetti nominano sempre quello. Ci sono sempre anche collegamenti con se vogliamo, anche con il Forteto. Col Forteto e anche quei collegamenti che abbiamo visto adesso con gli attentati ai treni che fece Giorgio Medai. Sembra che ci siano degli ambienti sicuramente altolocati, no? Che interagiscono tra loro sotto diverse forme e che potrebbero essere dietro a questi delitti, insomma. Pacciani ne era convinto. Ne era convinto perché fondamentalmente ha visto, ha raccontato anche a mio padre quando lavorava in queste ville cosa succedeva. Ovviamente la perversione di Pacciani era abbastanza forte e anche la curiosità sui libri dell'esoterismo. Mi ricordo che quando chiese questi libri a mio padre, padre fece: te sei scemo. Ti stanno accusando di omicidi, te vai a cercare libri sull'esoterismo. Poi, testardo com'era, è andata a chiederli a suor Elisabetta, che non è stato un lampo di genio a portargli questi libri. Infatti, alla perquisizione, trovati questi libri, sembravano Pacciani, esoterista, guardava la magia, ma la magia anche cosiddetta magia semplice, quando togli il malocchio, Magia popolare, sì, la magia popolare. c'era, quindi non voglio dare delle soluzioni, ma delle ipotesi forti, sì. Qui possono venir meno, Dario e Alessio, non so se il ragionamento poi torna, possono venir meno diverse certezze. Una, per chi è certo che Pacciani non c'entra niente, anche io lo ero. C'è No, ma Luciano perché? anche stasera, eccolo qua. Ecco, con questo. Ciao Luciano. Ciao Luciano. Buonasera, buonasera a tutti, ce l'ho fatta. Sì, va Scusate, era al bene. lavoro, io intervengo. Buonasera, vi Sì. ringrazio tutti, non ho potuto presenziare fino adesso, era al lavoro, però sto qui in disparte e vi ascolto. Buonasera Benissimo. avvocato, buonasera Dario, Buonasera. buonasera Alessandro. Guarda, Buonasera, ciao, ciao, buonasera a tutti. Sì. abbiamo fatto Ora questa puntata perché hanno fatto questa puntata proprio perché, avendo ritrovato un collegamento molto forte, certo, sugli omicidi delle prostitute, non sì. direttamente collegato, diciamo, con l'omicidio di tua sorella, però vediamo di allargare il cerchio su questa situazione. Non voglio darti false speranze perché, però proviamo. No, no, ma non ho speranze. Allora, io vi ringrazio della prudenza, vi ringrazio del vostro lavoro, io non ho speranze, io so che devo farlo e basta. E anche al di fronte di tutto quello che vi ho detto nell'intervista, tutto quello che ho un'idea ben precisa, però dimostrarlo è un'altra cosa, la via giudiziaria è un'altra cosa, e quella va tutta vista, però è un tentativo da fare. Però È un già dalle tentativo. parole di Pacciani, che sono rese anche più concrete da questa indagine che stiamo facendo, e già lui metteva in mezzo l'omicidio di tua sorella, Sì, possiamo sì, sì. un attimo
fare un passo in più, capito? Sì. Soprattutto questo ci aiuta ad arrivare a determinate situazioni o a risolvere, se si spera. Che altro dimostrarti? Che altro è Vai Luciano. No, no, più che altro di arrivare a dimostrarne il passo più complesso, perché abbiamo un'idea ben precisa, abbiamo tanti elementi, abbiamo tante cose, però trovare i collegamenti a distanza di tutto questo tempo penso sia molto, molto complesso. Però è qualcosa che va fatto e vi ringrazio del lavoro che state facendo. Ora non ho potuto ascoltare tutto, sono arrivato adesso, sono tornato fuori dal lavoro, però lo ascolterò con calma, ma sono convinto che avete fatto un ottimo lavoro e vi ringrazio di tutto ciò. Tanto non si Adesso. può dire tutto di quello che abbiamo trovato ora. No, Sì, ve lo immagino, ve lo ma comunque siamo partiti da Milva, dall'indagine su Milva siamo partiti e adesso Pacciani è più attendibile che mai, quindi se ha ragione e c'è un collegamento, una prova forte tra una vittima e le prostitute, ovviamente lo riteniamo attendibile anche quando parla di Milva. E diventa un cerchio più largo. Esatto. Tra l'altro, Infatti. gli omicidi, il collegamento tra gli omicidi di Mirko, Milva, Francesco, Vinci e quei delitti delle mostre di Firenze fu fatto per nesso logico dagli inquirenti stessi. Quindi, in realtà, il discorso era già stato fatto anche per le modalità poi tra gli omicidi di Milva e di Francesco Vinci, appunto, che sono molto, molto simili. Francesco Vinci sappiamo che era legato alla vicenda in qualche modo, no? Del mostro di Firenze. Sì, certo, ci sono state testimonianze, io non l'ho visto. Il collegamento che abbiamo Prego, trovato prego. in merito a un legame tra un omicidio del mostro di Firenze e l'omicidio di una delle prostitute è un collegamento concreto e scientifico. Quindi noi speriamo che Ecco, da lì questo. si possa risalire. Insomma, abbiamo fatto, ha fatto l'avvocato Alessio Fioravanti un'istanza, se vuole infatti renderci edotti in merito. Alessio, se vuoi parlarci dell'istanza che hai fatto. Ma l'istanza è molto semplice, nel senso, comunque ho fatto sia un collegamento logico tra le morti del mostro di Firenze e gli omicidi delle prostitute. Non è, cioè, la parte più, diciamo, la parte fondamentale è la relazione. L'istanza è la parte più riassuntiva della relazione, ma in maniera molto sintetica, proprio per non appesantire la lettura della procura. Quindi semplicemente ho fatto dei collegamenti semplici, rileggendo anche la relazione e via, non, niente di particolare. Ovviamente non è un'istanza che normale, nel senso non si fa tutti i giorni, soprattutto la riapertura di un'indagine su un omicidio irrisolto. I cold case sono rari da una parte, quindi niente, niente di che. Vabbè. Tutta la parte importante nella relazione e nella soluzione che ne viene fuori. Poi ovviamente sta alla procura cogliere tutto quello che è stato detto e i punti fondamentali di quella relazione, che ovviamente avete fatto voi, con stato un lavoro di collaborazione di tutti. qualche spunto che vi ho dato, via, qualche documentino. Quindi Ma direi che è stato un la lavoro pista collettivo. del serial killer unico ormai è abbattuta. Ma quella secondo me è inesistente già da tempo. Non, materialmente qualche omicidio del mostro di Firenze era impossibile farlo in solitaria. Esatto.
Cioè, è evidente la presenza di almeno, questo a parer mio, qua non ho nessuna prova che lo dica, ma ci sono diversi elementi che fanno pensare che alcuni omicidi, appunto, come dice Alessio, non fosse possibile farli da solo. Oltre E a poi questo, basta. era Io mi sono possibile sempre. anche semplicemente la presenza dei compagni di merende di Pacciani. Nel Certo. senso, erano talmente disorganizzati e ubriachi alle 5:30 del pomeriggio che voglio vedere a compiere il fatto come potevano farlo. E soprattutto, veramente ci vuole tecnica e organizzazione in quella situazione. Noi possiamo dire che sono Poi. stati identificati degli ambienti dove guardare e sono stati identificati degli elementi di collegamento importanti, importantissimi, tra un omicidio del mostro e un omicidio delle prostitute. E di lì ne scaturisce tutta una serie di ragionamenti che noi abbiamo proposto alla Procura. E poi, Sì. appunto, come dice adesso, sarà la Procura stessa a valutare, ecco, a decidere se il caso di riaprire le indagini come si propone, oppure no, insomma. Semplice, nel senso, non, la speranza c'è, l'idea di quello che c'è dentro quella relazione è concreta, anche a rileggerla tutto, non mi sarei esposto comunque così facilmente per riaprire un'indagine, non l'ho mai fatto, no? Non sono come altri che vogliono arrivare a qualcosa semplice, a qualcosa più che altro mediatico. Altri personaggi sono semplicemente questo. A me interessa arrivare alla verità e anche a vedere cosa è successo sia a Luciano, ma anche in parte cosa è successo a me, perché sono successe determinate cose. È anche personale come sfida. Certo. Non, sai, Io risolvere. Ovviamente Luciano ha subito molto di più. però mi sono fatto io se posso intervenire, io Certo. ti ringrazio Alessio. Sì, io tutto lo sforzo che ho fatto è anche che mi sono messo in gioco, in viso, io ho fatto questa intervista, cioè ho bussato a tutte le porte perché volevo capire perché tutta questa mattanza intorno a noi. Ecco, perché? Perché mi sono state date tante confidenze, da lì in poi arrivare a collegare, a dimostrarlo è tutto un altro lavoro che io da solo non potevo fare, e di questo vi ringrazio. Volevo capire perché. Perché tutte queste morti intorno a me, questi eventi tragici, che è un evento unico nella storia italiana giudiziaria, che sono state confermate, è un evento unico. Quindi comprende delle cose molto importanti anche in questa vicenda. Sono state uccise tante persone. E capire perlomeno arrivare a una posizione storica, non lo so, ecco, da qui in poi, ecco, io ascolto e basta. Io avevo soltanto una riflessione da portarvi anche del serial killer 1. Io vorrei che azzerasse totalmente questa forma mentis che c'è su Firenze. Ma come facevano Pacciani, Vanilotti a scansare tutte le trappole che avevano fatto gli investigatori in quegli anni, le coppie civetta, tutta quell'attenzione che c'era? Anche questa è una domanda che ci dovrebbe porre tanti quesiti, insomma, no? Che ne pone dell'arte. Come facevano a scansare tutti i quesiti se loro sono stati, se è stato un serial killer, come faceva? In No, ma ci quegli sono anni anche c'è degli un'altra. appoggi dall'interno, dal Esatto, ma mio poi ci punto sono di anche delle vista. impossibilità proprio fisiche a fare alcune azioni su certi omicidi. C'è proprio il segno, a parer mio, che non è proprio possibile che sia stata una persona sola. Sì, Poi tutte le considerazioni che impossibile. avrebbero Semplicemente gli Ecco, scopetti, che sia ci come è stato fosse. Ecco, ricostruito esatto. dalla maggior parte o da chi è stato condannato, tra virgolette, da questo punto di vista, quasi ingiustamente, però semplicemente per
tipologia di processo non è corretta come è andata avanti un processo del genere. Cioè, io l'ho vissuto dal punto di vista mediatico, è stato assurdo. L'ho visto dall'interno, l'ho subito anche dall'interno, tutta la parte mediatica. Cioè, ora, no, non per cattiveria, ma quando ero piccolo sentirmi dire che ero il mostro perché ero il figlio dell'avvocato che difendeva il mostro e io ero il mostro, perché mio padre era ulteriormente il mostro che difendeva Pacciani. Una vicenda che si riflette non solo sulle vittime in maniera preponderante, sui parenti delle vittime, ma su tutta una serie di persone che sono entrate in contatto diretto in qualche modo con la vicenda. Quindi Certo, ma gli stessi inquirenti, quelli che dal mio punto di vista non erano coinvolti a livello, diciamo, di devianza della situazione, si trovavano in una situazione molto difficile, perché tra i giornalisti, tra questi soggetti che cercavano di depistare, hanno avuto delle difficoltà veramente incredibili. Ce ne sono pochi di questi, però hanno ovviamente chi è entrato lungo la storia ha cercato semplicemente di arrivare a una soluzione per loro, per la loro carriera, non per la verità storica o riuscire a trovare il serial killer, i serial killer veri. Arrivati, infatti, se vediamo chi ne è uscito fuori, la maggior parte è diventato qualcuno. O si fa, diciamo, il nome sulle spalle degli altri. Chi è su? Qui sono tutti super. Si definiscono tutti super quelli che hanno risolto per loro il caso. Il siamo super pieni di super. investigatore, il super poliziotto. Che poi fondamentalmente chi super investigatore non è perché non ha entrato e non ha fatto, chi dice di essere stato e non è stato, chi dice di aver fatto e fondamentalmente si è ritrovato lì tutto spiattellato, male, tra l'altro, Sì. è un gioco di parti. Un gioco di parti che ha visto solo l'egoismo di queste persone invece di arrivare a cercare veramente una soluzione. Cosa che posso dirlo in memoria di mio padre e anche di Bevacqua, è vero che in apparenza questi signori, questi avvocati, possono sembrare i soliti approfittatori, perché tanto alla fine l'avvocato sembra che giochi sempre sul filo del rasoio della moralità. In realtà qui è vero che Pacciani era un pervertito, un malato di sesso, ha violentato le figlie, ma se te condanni una persona per un delitto che non ha fatto, lasci libera la Il vera. Il responsabile, vero colpevole. certo. È questo quello che ha sbagliato la procura del tempo. Sì, hai fatto È bene a stato scusami, se... caricato di tutti i difetti. No, scusatemi se ho pensato a voce alta. È stato caricato di ogni misfatto di Firenze, in pratica. È diventato Pacciani, diventò il catalizzatore di ogni male di Firenze, in pratica. Tanto ringraziamo Beatrice, ringraziamo Giovanni e tutti voi che gentilmente supportate la nostra ricerca. Cioè, già vedere ora come si comportano con i casi mediatici, personaggi che si mettono in mezzo pur di far vedere chi sono, che in realtà poi non sono, perché giocano tutto sulla bravura della mediaticità. E vedere il primo caso mediatico della storia, che è quello del mostro di Firenze, lì c'era molta più difficoltà.
Sì, è proprio stato il primo processo mediatico, almeno in Italia, direi della storia. Ricordiamo tutti il Nesi che gira le spalle alla giuria, insomma, al giudice, atteggiamenti molto particolari, proprio in tutti i sensi, insomma. Processo bizzarro, strano, Comico. comico, certo. Alla fine è stato, le persone vanno a vedere le trasmissioni solo per rivedere le battute, teoriche battute dei compagni di merende, che si sono trasformate in battute. Poi vedevi gente disperata, ignorante, che si arrangiava in ogni modo e sembrava un falso, vero, Pacciani era un furbetto, ma un furbetto contadino, non un furbo che riesce a gestire 16, 16, 14 duplici omicidi. Quindi Chiaro. è strano. Si potrebbe ipotizzare un manovale, ma l'architetto era, Ma l'architetti. senti, io ho sempre pensato, oddio, crescendo, ho pensato che Pacciani fosse che facesse parte della storia, ma o poteva essere un palo, o magari anche quello che faceva gli omicidi collaterali delle prostitute. Non sa mai, che era molto più semplice da una parte. Sì, certo, adesso collegando quello che abbiamo trovato con le sue dichiarazioni, visto che pensa, almeno pensava all'epoca, che gli autori degli omicidi del mostro e quelli delle prostitute fossero gli stessi, viene da pensare che invece lui avesse un ruolo molto più marginale nel caso. Sicuramente un ruolo ce l'aveva, È perché era un un'ipotesi, è la suo mia. Non... poliziotto. Certo. Sì, rimane sempre, facciamo finta che un'ipotesi. Bravo. Sì, Purtroppo quindi non sicuramente quella. arriviamo a qualcosa di concreto su altri punti di vista. Pacciani per ora è diventato un testimone. Testimone semplice che ha assistito, ha vissuto determinati passaggi di altri soggetti molto più importanti e che ha obbedito a determinati ordini, tra cui, vabbè, la famosa frase di Pacciani a domanda di mio padre, quando diceva di avere lavato i pantaloni sporchi di sangue di Narducci. Poi, sai, lì. Io lì sul fatto di Narducci lo sai che sono sempre un po' scettico. Certo, vabbè, non ti dico al Non 100%. del fatto che lui non facesse parte di un mistero probabilmente altrettanto intricato, no? Ma della connessione, quindi magari poteva essere che frequentava, chi lo sa, una costola di questi ambienti, ma non ho mai visto così direttamente coinvolto come si può pensare, come si è detto negli ultimi Beh, anni. però vedi che già Pacciani lo diceva molti anni prima Pacciani lo diceva dell'uscita. nel 93, Capito? Non è. nel 1993. È difficile da staccare a questo punto la situazione. Non perché lo voglio per forza mettere in mezzo, però ci sono dei passaggi che ti dimostrano la credibilità. Certo, Facciamo. no, ma infatti dicevo, può essere che Narducci frequentasse alcuni di questi ambienti che Pacciani trasversalmente appunto frequentava, perché ricordiamo che Pacciani era ovunque, era onnipresente. Sì. Ha lavorato per Tizio, Caio, Dono Sempronio, quello che era. dell'ubiquità è solo Dio, però sembra anche Pacciano.
Sì, nel senso è vero, cioè lo posizionano in tutti gli omicidi, quasi tutti gli omicidi, però nessuno lo vede realmente, o comunque sono testimonianze e vengono dopo anni, 10, 15 anni, Ricordiamoci cosa dice Pacciani, che parla del Forteto, parla di sì. Vicchio, quindi lui ipotizza la presenza soprattutto del Narducci a Vicchio. Parla di questi personaggi che si dedicano anche alla pedofilia. In quel frangente lì sembra voler suggerire che, diciamo, fosse quello l'ambiente, insomma. Poi. Arrivare a essere concreti, è ovvio, ma come ti ho detto, è difficile anche dimostrare non solo a distanza di tempo, ma anche perché fondamentalmente hanno nascosto molto le tracce delle persone. Tracce, sono spariti i documenti, un po' di tutte le inchieste inerenti al caso, oltre che del Narducci. Quindi. Cioè, è un ragionamento anche leggere gli atti della Procura del Tempo. Da un certo punto è sviante, perché tanti soggetti, soprattutto nell'ambito dei mostrologi, prendono per data di fatto quello che dice Canessa in udienza. Ma è ovvio che è un processo, si dice una cosa. Si risponde un'altra, si controbatte e si portano le prove. Lo stesso processo d'appello di Pacciani non è stato annullato perché tutto, diciamo, non è stato annullato tutto, è stato annullato perché non sono stati sentiti i testimoni, ma tutte le altre prove a favore di Pacciani o a discarico di Pacciani ci sono. Quelle non le togli. Devi semplicemente valutare il fatto che l'appello è stato annullato solo per i testimoni, che poi si sono verificati come sono i testimoni, quali sono. Il Lotti, il I super testimoni, no? super Com'erano? testimone che si interrompeva, cambiava deposizione, No, ma ha poi c'è pure un fatto delle. passaggio nell'incidente probatorio dove dice chiaramente che i carabinieri a un certo punto sono venuti a dirgli cosa dire al processo. Ma ho capito, c'aveva quel personaggio lì vicino che non sa chi era, che faceva? E l'hanno pure Era un verbalizzato. praticante? Chi era? Alla scorta? No, non mi sembra, qualcuno controllava la situazione, come diceva le cose Lotti, ha detto. Allotti è un altro che probabilmente sapeva qualcosa, visto, magari, chi lo sa, cioè non era nessuno, era a digiuno in questa storia qua, Sì, no? ma Lotti, se gli mettevi una bottiglia di vino sul tavolo, gli dicevi te la regalo se vai a menare quello, e quello lo faceva. Quindi intendiamoci, non è che Certo. era molto credibile. No, vabbè, chiaramente, chiaramente. Cioè, nel senso, sono de delle evidenze tecniche che tanti soggetti non vedono. Vediamo, Colonno Giampi dice, secondo Alessio Fioravanti, quanto il procuratore Vigna era consapevole del fatto che Pacciani non era il mostro di Firenze, ma un semplice manovale? Chiede Colonno Giampi. Vigna non voleva vedere. Vigna non gli interessava chi era, è diventato procuratore antimafia. Quindi il suo scopo l'ha raggiunto. Non posso dire altro. È stato No, chiarissimo. non devi altro adesso, non devi altro adesso, non devi altro adesso. No, no, ma sai, sono sempre avvocato, quindi so dove fermarmi. Bravo. Poi quando Nonno Giampi mi rimprovera, dice, Dario, la tua pervicacia nel voler escludere Narducci comincia a diventare irritante, ciao bello. Lo sai, Nonno Giampi, io sono sempre coerente con le mie idee, quindi. Guarda, rispondo io, è ovvio, ma siamo qui a parlare, a discutere, a confrontarci e tutto. Anch'io sono, secondo me, Narducci era dentro. Come i co Corsini, come un altro personaggio.
In un'ottica collegiale ci può anche stare, quello ci può stare, Pacciani ne parla, insomma, è sulla bocca di un po' di persone. Ma ecco, secondo me non è il mostro di Firenze, no? Come No, si dice. ma il mostro è. Allora, come dire, il mio libro si intitola I mostri di Firenze. Perché? Perché è un insieme di persone. È come dire il nome di una loggia massonica, il mostro di Firenze. Non è il titolo di un soggetto. È il titolo di un gruppo. E se posso dire, sono stato il primo a dirlo su I mostri di Firenze, a intitolare un libro non come qualcun altro che si appropria delle scoperte degli altri. Vero. Medi dice, Lotti aveva una pistola nel 91, io l'ho vista. Medi, puoi dirci di più in merito? Sai, quello lui questa persona l'ha vista, ma poi che pistola era? Era come la scacciacani di Pacciani? O quando andava a cacciare di notte Fagiani. cacciò la Nono pistola? Giampi, Nono Giampi entra in polemica, a me piace. Chiedetelo a Luciano se non vide Narducci alla Sambuca abbracciato dalla zia Maria Mugnaini. Certo, lui l'ha sempre detto questo. L'ha sempre confermato. Sì, nella mia zia. Ma nella mia zia. Ma infatti in un'ottica collegiale, come dire, in Sì, un'ottica di la mia zia gruppo. abitava Il problema, sai qual è? È che se voi mettete un dubbio, nel senso c'è in mezzo, proviamo, mettiamolo sul piatto questa storia, ma non è facile mettere tutto sul piatto. Cioè, mettere il dubbio non vuol dire assolutamente dire che non è nel modo in cui dice l'altra persona, semplicemente crei una discussione dove anche costruttiva, dove Bravissimo, bravissimo. ci si confronta. È proprio quello il punto, il confronto. Il confronto. Sì, ma non vado a escludere determinati passaggi, ma chiudo le porte a dove sono sicuro di chiuderle, tipo alle piste fantomatiche. Jean Paul Verà dice Narducci era a Firenze già nel 74. Io qua, oh, se la trovo, una cosa interessante. Se la trovo al volo. Tanto voi proseguite pure con la chiacchiera che io cerco. E comunque pongo anche il dubbio sulla presenza di tutti gli stessi personaggi su tutti gli omicidi. Potrebbero essere stati intercambiabili i personaggi. Di conseguenza era ancora più confusionaria la ricerca dei personaggi, perché non risultavano nello stesso luogo. Certo. Nel senso, Narducci poteva essere benissimo. Faceva parte del mostro di Firenze, ma nel 74 poteva non essere presente in quella situazione, ma in un altro sì. Se era un Questa gruppo, la scusa, se questa è la complessità di questa vicenda. È una sì. vicenda molto complessa che non può essere trattata linearmente se seguisse dappertutto. Ci sono vari episodi, varie persone, vari passaggi, molto complessa. Ma anche gli stessi tagli che vengono fatti negli omicidi e non sono uguali, non è la stessa mano. Esatto. Quindi diventa tutto un rebus da approfondire, tanti pezzi da mettere insieme. Forse l'unicità di questa vicenda anche. Sì, sai, senza. È difficile stabilire dove erano i vari personaggi. Ad esempio, Pacciani non lo vedo nella zona di Calenzano, ma lo vedo
magari agli scopeti a controllare, a fare il palo, perché gestiva le piazzole. Io su sta roba qua vorrei capirci di Sì, più. Com'è possibile che Narducci sia stato nel 74 a Firenze a fare il militare quando fu riformato in sede di prerichiamata a Roma? In base documento. all'articolo 90, che non è marcescenza dei piedi, ma bensì un'altra cosa, più legata a delle abitudini infantili. Basta tirare fuori il documento. Bravo, bravo. Questo è il messaggio. Tiriamo fuori il documento. Ad averli, io se avessi il documento lo tirerei fuori. No, ma il messaggio non era naturalmente rivolto a te adesso, ma Smettila, quello smettila. Lo so dovevo arrivare, smettila. tiriamo fuori il documento, così vediamo se Narducci è stato riformato perché si pisciava letto a Roma o nel 74 a Firenze. Comunque, signori, noi speriamo che la procura, che devo dire la verità, si è dimostrata più che disponibile nei nostri confronti. Sono sempre Davvero, molto gentili sì, io e non me l'aspettavo, disponibili. devo essere onesto. Diciamo, si interessi e voglia vederci più chiaro in merito a quello che abbiamo trovato. Il collegamento è concreto, vero, tangibile, irrefutabile. Quindi speriamo che sia il primo gradino di una scala, spero non troppo lunga, per arrivare a capirne di più, insomma. Vediamo, si spera. Allora, io auguro a tutti. No, Non per la fama, si spera sempre per arrivare a un traguardo. questo è chiaro, poco ma sicuro. Per arrivare a un traguardo, ovvero capire di più di quello che è successo a tutte queste persone che sono state ammazzate, che è l'unica cosa che conta. Quindi io Perlomeno glielo auguro dobbiamo. una Certo. buona serata e un felice Natale naturalmente e delle buone feste. Noi ci rivedremo il prima possibile, fateci fare qualche giorno di feste anche noi. Salutiamo il bellissimo gatto Natale. Un bacione al Luciano, gatto, questa firma, domani. un abbraccio grande a tutti voi, tanti auguri e a presto. Ciao. Arrivederci, buonasera a tutti, grazie, auguri. Ciao. Buonasera. Ciao, ciao, grazie, grazie a tutti.